Carità Dolce e lei è Cinzia Mara. Io siamo qua per farvi un nuovo video a vostra grandissima richiesta. Most like two. Che non sappiamo cosa voglia dire, vabbè, comunque è proprio anche un video in cui voi ci avete fatto delle domande, fatti telefonini alla mano, su Instagram vi abbiamo chiesto di chiederci, di farci delle domande anche un po' piccanti, anche un po' strane, diciamo, pazze, strane, a cui noi risponderemo o Carlita o niente, cioè chi è più questo, chi sa fare più quello, insomma è un video tag che si porta tanto anche tra le youtubers americane. Abbiamo queste malattie, abbiamo queste malattie, sono belle, fatte in modo artigianali, proprio poco fa da parte, con i pennarelli, le bacchette cinesi, vabbè, siamo pronte per iniziare. Candita rosa col cuoricino, certo. Nancy nero con la stellina. Ragazze, prima di iniziare il video vi volevamo ringraziare tantissimo per tutti i commenti che ci avete lasciato sotto l'altro video, quello dello shopping. Veramente non ce l'aspettavamo. Che abbiamo noi detto. Abbiamo detto una cosa per scherzo, magari, di dire che volevamo regalarvi questo giubbino, invece voi lo volete, quindi ve lo regaliamo. Sì, infatti non ce l'aspettavamo, stesso in quel video improvvisato. Abbiamo fatto una specie di sorteggio ed è uscita Annarita Yellow Black. Quindi complimenti, hai vinto questo giubbino, scrivimi un'email che te lo mando e vi ringraziamo tutte, insomma, per aver partecipato. Magari prossimamente faremo un vero giveaway, sì, con sì, bellissimi premi, per questo era un semplice pensiero. Comunque mi fa piacere regalare questo qua ad una di voi. Iniziamo subito perché abbiamo ricevuto tipo 1000 domande, non ce l'aspettavamo, infatti vi ringraziamo. Aiuto. E dobbiamo andare a spucciarle e rispondere a quante più è possibile, così vi accontentiamo tutte le vostre richieste strambe. Brave ragazze, veramente vi siete spinte con delle domande assurde. Bravissime, ci avete troppo fatto divertire. Leggo le vostre domande. La prima: chi è più ordinata tra voi due? Carlita! Sì. Tu sei una disordinata cronica. Cioè, Nancy c'ha una sedia che è piena di panni. Come fai a dire che sei più ordinata? Sono super ordinata. Ma vale resto. Vabbè. Chi mangia di più? Decisamente. Tutte e due. È vero, tutte e due, però io un po' di più. Forse tu un po' di più, però dai. Però tutte e due molto. Ride per le cose più stupide. Carlita! Ma va, che tu sei sempre. Lei mi fa venire, vabbè, diciamo tutti i due, sì, che diciamo, tu una è vero, ma dovete a chiamarmi, non la finiamo più. Chi è la prima a cucinare? 100 miliardi di volte, Carlita! È vero, lo ammetti, è vero, ammetti, ma soprattutto questo. Perché chi è che ama cucinare? Perché lei non è che non è brava, ma non lo fa mai, perché ci vabbè, sto c'è io. Sempre qualcuno che lo fa, per lei, e quindi lei ne approfitta, è brava a mangiare, vero? Sì. Chi si veste più alla moda? No. Alla moda? Cioè alla moda significa che uno è fashion alla moda, non alla moda degli anni 50, capito? No, Nancy? No, la mia moda è più fine, una moda fine, tu la moda leopardata, non si può. Oh, porta. Solo perché oggi ho le passerelle. Solo oggi perché sei leopardata. Chi ruba spesso i vestiti dell'altra? Facile. Io li rubo sempre. E lei poi va alla maglia. Ma hai preso la mia maglietta? Io no, ti giuro. Io no, ti giuro. Anche perché non dare mai una tua maglietta leopardata. Che cattiveria, guarda. Io no, ti giuro. Chi è stata tra le due la più brava a scuola? Nancy, più brava, sì, decisamente più non brava. Non che sia chissà che scienziata, però dai, un po' meglio un io. Un po' meglio di me, sì, era un po' più, insomma, pazza, ribelle, lei era un po' più. Ah, devo fare il compito in classe, devo studiare. Un po' più secchioncino. Chi è la più determinata? Sicuramente io. E infatti sto sempre là a dire, a spronare, a fare. Abbastanza più obiettivi da raggiungere, quindi vado dritta, lei un po' a volte ha bisogno di essere spronata. Chi è la più vanitosa? Per me zero, cioè io metterei così, zero. Perché vabbè, veramente io un po' più Carlita, perché io che sono io, proprio, ma io non ma perché io che sono proprio a zero, sono proprio lascia troppo poco vanitosa. Lei è molto sono semplice, semplice, un capolo, sicuro. Sì, io però diciamo pure che lei poco, comunque. Non è che sono vanitosa, però comunque un minimo di decenza per, un po' più decenza per socializzare, sì. Chi è il ciclo in questo periodo?
non ci crederete. L'ho detto dopo, tu sei il segno, sì, signora. Te lo giuro, incredibile. E c'ho anche la scritta rossa, evviva, infatti sono felicissima. Chi si lava più spesso? Beh, lo so, spero tutte e due, insomma. Mi auguro che tu ti lavi, insomma, vado sulla fiducia, Nancy. Vabbè, si sente, si sentirebbe se non mi lavassi. Devo dire che non puzzi, però. No, però, almeno quello, a volte il tuo odore non è proprio dei migliori, però. Chi è la più sportiva? È vero, e io sempre là. Andiamo, facciamo, dobbiamo fare leg day, 30 piegamenti, 40 ripetizioni. Lei non può far finta. Sì, ma mica ti scocci. No, no, è soltanto che stavo pensando ad altro. Vorrei piangere perché sono una pigrizia fatta a persona. Sì, è vero. Però, sto facendo un sacco di leg day. È vero, sì, sono... E glutei day. Ti ho fatto diventare un gluteo proprio di marmo, un gluteo melone. Questa è bellissima. Chi picchiava l'altra da bimbe? Tutte e due. Però mi ricordo questa scena che è bellissima, la devo dire. Una volta Renzi litigammo e praticamente prese il vocabolario, di latino. Comunque lo prese perché io la fece arrabbiare e me lo tirò in fronte. Vi giuro, pensate, il vocabolario è un mattone. Immaginatevi la scena, un bimbo, questo vocabolario qua che sembra tirarmi sugli occhi, però ciecata. Non fatelo a casa, mi raccomando. Buttare nella vasca da bagno, mi pare, quando era pure. Mi pare quando era pure. Sì. Allora è Nancy, la mia assassina, non me lo ricordo questo episodio. Mi hai fatto venire traumatizzata. Questo episodio mi hai fatto... Chi è più shabby chic? Oh, mi ha detto me. Diciamo che io sono più shabby chic, però dai, anche tu ora ti stai un po'... Diciamo che sto tornando in influenza, però io, nonostante ami lo shabby chic, devo ammettere che Nancy forse l'ho un po' più di me, perché sono un po' più, almeno nel modo di vestire, un po' più... Però dai, nell'arredamento sì, se shabby chic. Nell'arredamento sì, è vero. Perché la mia casa è tutta shabby chic, shabby chic. Ti hai fatto anche la domanda, il paio di mutande più strano di Carlita e di Nancy, non so. Qual è la risposta? Non lo so, oddio. Però io mi metterei, perché io non ho molto... È vero, è vero, Camilla. Io non ho molto sbagliato, ovviamente, ragazzate, poi tutte strane con delle bocche, delle robe, sì, vabbè, da su secret mi hai dato minore di 18 anni. Chi è la più paziente? Questa... Ma che hai fatto? Zero, bravo. Questo indubbiamente Nancy è la più paziente, perché io ho la pazienza proprio di non lo so, di un leone, di nessuno la pazienza di un leone. È per dirti, cioè, che ruggiscono veramente, perché io proprio zero. E invece lei sta la più paziente, poverina, mi sopporta. Quindi sì, decisamente Nancy. Chi era la più monella da piccola? Carlita! Cioè, ma da sto video scemo di che io sono un po' la schifetta, che ero più ribelle. Sì, era cattivissima, sì, da piccola. E poi, vabbè, già ve l'ho detto che lei si buttava da sopra le sedie, proprio a stesso sedie, proprio a stesso caso che era. Aspetta, spiegami questa cosa, che non riusciva. Ma stare ferma, stava sulle sedie, si dondolava, si buttava, o si cadeva sempre a terra. Perché le crede, le belle. Ogni sera cadevo, e questo è il risultato di tante cadute, ragazze. Chi di voi dice più bugie? No! Ma che adesso, Zero? Niente, non le diciamo. Tu sì, invece! Vabbè, ma tu le dici! No, le dici! Tu ti pensi che è una bugia? No, io le dici proprio! Io invece, ragazzi, non so dire le bugie, che quando dico le bugie, praticamente mi faccio rosse, inizio, non so, ma subito sgamiamo. Fenomeni strani sul mio viso accadono. E lei sì, fa così. Sì, è vero. Invece lei dice bugie. A volte faccio... Tipo, non ho mangiato io la cioccolata, è la più magra fra di voi? Io non so scegliere, perché veramente penso di che siamo tutte e due. Bene, male, insomma, ognuna c'ha, insomma, sta in forma per la sua tipologia di fisico. E quindi poi ovviamente io posso dire che ho, per esempio, le gambe più magre, lei magari c'ha la vita più magra, quindi dire un po' è più magra, ci compensiamo, insomma, ci vorrebbe una con la vita tua, le gambe mie, cioè un puzzle. La parte superiore è mia, la parte superiore è tua. Esatto, un puzzle fra di noi. Chi è la più sexy e spigliata? No, io direi entrambe, sai perché? Perché pure Nancy non sembra, però con questo suo fare così elegante, no, vabbè, nel senso più spigliata, oh, così. Era come sexy sono io, anch'io sono sexy. È
una conquistatrice, non me l'aspettavo. Molto spesso ai maschi piace questa cosa del vedo non vedo, di questa della semplicità, fascino. Sì, sì, non mi truccate troppo, ragazzi. Sì, non io così in pigiama. Non pigiama, però è meglio look semplice. Ragazzi, piace di più le ragazze semplici. Con troppo rossetto, troppi. Si sentono impauriti gli uomini. Chi è più probabile che mangi schifezze? Hai detto tu? Sì, sì, è vero. Però diciamo che anche io, nel senso che tu però mangi cose più la pasta, sì, la pizza, cose più di sostanza. Io mangio molto, però sano. Io invece sì, è più probabile che sgarra, cioè quotidianamente, io dico cosa hai mangiato? Tipo per esempio ho mangiato i pancake sani, leggeri, le magari io non ho aperto i biscotti, ho mangiato un pacco di biscotti, così. Io invece diciamo che mangio sempre sano, anche se comunque mangio molto, però quella volta che decido di sgarrare, sgarro dalla mattina alla sera e sono capace di mangiarmi di tutto e di più, cosa che lei dice, ma basta, dico no, la mamma fa, la mamma fa.